Al Photoshow edizione 2009 da Milano, dalla fiera di Milano City. Volevo brevemente illustrarvi quali sono le novità che la Trans Audio Video ha voluto portare a questa edizione di Photoshow. Abbiamo portato queste versioni delle nuove Steadicam Light & Go prodotte da Easy Steady e commercializzate in esclusiva in Italia da noi. La nuova telecamera Toshiba Full HD in versione molto compatta, la nuova telecamera Canon invece in versione brandeggiabile per essere gestita o per studio o per sale conferenza, questo nuovo registratore flash XDR che invece di registrare su dei media comuni soliti registra su delle compact flash. In questo modo abbiamo un registratore allo stato solido con ingresso HDSDI o SDI che completa molto bene o le telecamere Canon che hanno uscita Full HD sul connettore HDSDI oppure ad esempio si presta molto per queste micro telecamere che pure sono telecamere con uscita Full HD. Presentiamo oggi la HPX 301, la nuova nata di Panasonic, un prodotto innovativo che ha come caratteristica fondamentale il codec AVC Intra che normalmente viene utilizzato su camere di gamma molto più alta. Panasonic ha deciso di introdurlo su questa camera, chiamiamola economica ma comunque di alto livello, ed ha implementato il codec anche con il lavoro sul colore a 10 bit. Che comporta una riproduzione dei colori estremamente fedele, molto più profonda e molto più dettagliata. La camera viene fornita con un'ottica intercambiabile già di serie, è un 17x Fujinon. Le caratteristiche classiche di questo tipo di prodotto è che registrando su P2 permette di lavorare anche con tutti gli altri codec che normalmente vengono utilizzati su camere P2, quindi parliamo del DV, DVC Pro, DVC Pro 50, fino al DVC Pro HD dove i bit diventano 100 al secondo, 100 megabit al secondo, e inoltre l'AVC Intra che pur potendo lavorare a 50 o a 100 megabit ha una qualità sicuramente superiore.